Benvenuti, siamo in diretta dalla Social TV della Libreria Bocca, un'idea nata da Giorgio Lodetti, iniziata il 14 settembre e che andrà in onda fino al 30 ottobre 2020. Siamo a Tavoli Art, una rubrica che io dirigo, e quest'oggi ho come ospite il mio amico e carissimo e bravissimo artista Mattia Bonora. Benvenuto Mattia. Grazie. Allora, Mattia Bonora è un calligrafo e un lettering artist, il che significa che lui fa della scrittura la sua professione, quindi un amore nato per la scrittura ed un amore poi condiviso appunto attraverso la scrittura in molteplici maniere, che adesso ci racconterà perché non è soltanto una persona che scrive sulla carta, giusto Mattia? Sì, diciamo che mi sono appassionato alla calligrafia, quindi ho iniziato a studiare stili classici di scrittura. Prima ancora mi ero appassionato ai graffiti, quindi ho iniziato in realtà da lì il mio percorso, diciamo, con le lettere. E poi, unendo le due cose, applicate anche alla grafica tante volte, unendo tutti questi meccanismi che ruotano comunque intorno al lettering, porto questa cosa in diverse realtà, in diverse superfici che vanno appunto dalla carta alla grafica digitale, a grandi pareti piuttosto che vetrine, insegne. Ok, ma per chi non fosse avvezzo al linguaggio del lettering, puoi spiegare che cosa significa? Sì, allora diciamo che calligrafia, quando parliamo di calligrafia, è più un approccio gestuale, quindi con uno strumento che sia un pennino, un pennello, altri strumenti magari inusuali, possiamo tracciare le nostre lettere, quindi con un unico tratto creare queste lettere qua. Mentre quando parliamo di lettering sono lettere, diciamo, disegnate, quindi con diversi tratti andiamo a costruire una lettera. Tu realizzi anche nuovi font? E Crei allora, nuovi font? font, cioè nuovi font non mi è mai capitato di crearli, nel senso che il font è, cioè quando parliamo di font è una cosa digitale, no? Ok. Quindi è già quello che utilizziamo con Word quando cambia il carattere, diciamo. Io mi occupo più della parte prima, quindi del carattere che va quindi dallo studio delle lettere appunto disegnate come diciamo prima, piuttosto che la calligrafia, quindi da stili magari storici, classici di scrittura, andare a creare forme nuove, composizioni magari innovative, comunque basandoci su qualcosa di più manuale, ecco. Quello, la parte rivolta alla grafica arriva sempre in un secondo momento, cerco sempre di partire dalla manualità di questa. Allora, Mattia ci parla tanto di manualità, di scrittura, di calligrafia e siamo in una società invece in cui il digitale impera, quindi forse si è persa un po' questa manualità e anche direi questo amore per la scrittura e anche per la bella scrittura. Mi ricordo che ai tempi, essendo un po' datata, avevamo il quaderno di bella e il quaderno di brutta, adesso è tutto brutto secondo me. Invece tu sei, diciamo, un po' una mosca bianca nel mondo della calligrafia, sei una persona che ama scrivere e scrivere bene. Fai anche qualche cosa, magari a livello proprio di insegnamento per quanto riguarda la calligrafia, la scrittura? Allora sì, mi è capitato diverse volte di fare degli incontri, specialmente nelle scuole, con i ragazzi, sia alle elementari che anche con i più adulti, magari universitari o diciamo un po' diverse fasce d'età, perché appunto ci sono casi di difficoltà, a volte addirittura si arriva alla disgrafia, a volte soltanto perché magari non hanno avuto un corretto insegnamento. E quindi, ad esempio, la prensione, cioè come teniamo in mano la matita o la penna, la maggior parte delle volte che mi capita di andare nelle scuole, trovo questo problema perché non gli viene spesso insegnato Non gli viene più spontaneo. come impugnarla, cioè è una cosa che proprio andrebbe insegnata. E spesso non lo fanno e magari non ti, cioè non. Comunque la bella scrittura dalle scuole come materia purtroppo è stata tolta alla fine degli anni 60, inizio anni 70 circa, in quel periodo lì. Perciò ora con maestri che non hanno avuto questo insegnamento, che si trovano ad insegnare, ci sono tutti questi problemi che Ma stanno tu emergendo. dici che addirittura siamo arrivati al punto che non sanno più tenere in mano una penna, una matita? Sì, spesso ci fate caso se
andate in una classe, trovare bambini, ormai spesso anche adulti, che invece di impugnare la matita nella maniera corretta, impugnano magari così, cioè ci sono parecchi modi che purtroppo causano poi dei problemi, addirittura legati anche alla vista, perché spesso e volentieri se impugniamo male dobbiamo inclinare la testa, certo, per vedere quello che stiamo scrivendo, gli occhi restano sotto sforzo perché magari puntano verso l'alto perché non, certo, non sei più nella posizione corretta, quindi è chiaramente anche a livello forse della colonna vertebrale, perché chiaramente se uno è messo tutto, certo, storto, assolutamente sì, è molto sottovalutato questo argomento. Quindi la scrittura in sé porta poi conseguenze sia positive che negative sotto molteplici aspetti, quindi non soltanto culturale o estetico, sì, ma anche posturale, direi, fisico, di salute, sì, a un certo, sì, punto, sì, sì, sì. Quindi saper scrivere bene vuol dire avere una buona salute. Beh, sì, no, detta così forse fa ridere, comunque però è vero, perché certo non c'è soltanto il lato magari artistico, che è la parte che sicuramente più mi piace praticare, sì, ma c'è anche quest'altro fattore da non sottovalutare. Assolutamente. E anche forse un fattore di disciplina, perché comunque saper guidare bene la mano significa essere padrone anche di uno strumento. Certo, assolutamente. E tra l'altro, di una forma di espressione. Al giorno d'oggi, ad esempio, utilizzano anche spesso i tablet o i computer per scrivere, quindi per digitare, quindi digitano queste lettere piuttosto che scriverle. Questo provoca anche problemi di memoria. Hanno fatto anche, certo, degli studi su questa cosa, che se tu, ad esempio, anche in università prendi appunti a mano, oltre ad essere più veloce e tutto, ti restano anche in memoria le cose, certo, no, quando le scrivi, chiaro, mentre quando digiti la tua mente non mantiene in memoria queste informazioni, quindi si fa molta più fatica anche poi nell'apprendimento. Sì. Parliamo di una brevemente di un'esperienza particolare che tu hai fatto insieme a tuo fratello, tra l'altro, che anche lui è un artista, Stefano, sì, Bonora. Sì, sì. Avete realizzato alcune vetrine per il marchio di Philip Lane. Sì, sì, avevamo, perché lavoro spesso con mio fratello che è un illustratore, e abbiamo anche un sito assieme, www.bonorabrothers.it, dove potete vedere diversi nostri lavori che abbiamo fatto per diversi marchi. Sì, questo in particolare ci aveva portato a girare diverse città del mondo per decorare le vetrine di questo stilista. È stata un'esperienza molto particolare e bella, perché comunque eravamo in giro, uno magari era, io ero a Mosca, lui era a Hong Kong, ci chiamavamo, stavamo facendo... Come, allora, per un ragazzo, per un giovane o comunque per un artista in generale, a prescindere dall'età, che volesse fare l'esperienza di lavorare per un brand, come funziona? È il brand che vi cerca perché vi siete ben esposti a livello social, oppure siete voi che vi proponete al brand? Dunque sì, allora dipende dalle volte, è molto più facile che ci contatti il brand o direttamente o magari tramite social o tramite passaparola o a volte anche tramite delle agenzie, ad esempio pubblicitarie, sì, comunque facendo una cosa molto particolare, nel senso, tra me e mio fratello Stefano, appunto, che disegna, io sono specializzato nel lettering, lui nel disegno, quindi spesso riusciamo magari a soddisfare richieste particolari, sì, che magari in uno studio grafico dove utilizzano molto le font o comunque partono a lavorare direttamente dal digitale, magari si precludono altre scelte che possiamo arrivare a evolvere da cose più pratiche, da esperimenti magari manuali a pennello, matita, eccetera. Quindi fantastico. Allora, dove possiamo andare a cercare i vostri lavori, tuo, di tuo fratello? Allora, su quali canali possiamo trovarvi? Sì, allora, ci siamo un po' su quasi tutti i social, quelli che utilizziamo per la maggior parte è sicuramente la pagina Instagram, mi trovate come Mattia Bonora, tutto attaccato, scritto normale su Instagram, mio fratello Ste Bonora, e abbiamo poi un sito internet assieme che è appunto www.bonorabrothers.it, e lì potete vedere diversi nostri lavori. Ecco. Perfetto, allora ti ringraziamo e speriamo di avere presto tue notizie con nuovi progetti. Sì, anzi, domenica, ecco, ne approfitto per presenteremo una mostra a Vaprio Dadda in un locale che si chiama Medea,
e qui in provincia di Milano, una mezz'oretta di macchina vicino all'uscita dell'autostrada di Trezzo, dove esporremo alcune nostre opere. Ci vediamo lì. Perfetto, allora in bocca al lupo. Grazie. Sì, sì, grazie. Grazie Mattia. Grazie a voi. Posso